Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Judgment. Nello scorso episodio abbiamo incominciato dai casi secondari e io direi di continuare con i casi secondari. Vediamo un pochino. Dobbiamo andare al qua, diciamo, all'ulla. No, scienziato Madoka. Non è il Mahjong, è la roba delle hostess, come lo vogliamo chiamare. Perché teoricamente posso farlo. Sì, alcolista. Aumenta la tolleranza dell'alcol a livelli estremi. Quella tizia ci doveva far bere molto. Abbiamo. No, non abbiamo da mangiare. Cioè, non dobbiamo mangiare. Non abbiamo bisogno di mangiare. Adesso sì. Allora. Un pochino. Ehi. Quanto pare comunque con la tizia. Vediamo questo. Vuole che beviamo molto. Abbiamo avuto problemi l'ultima volta perché non avevamo la tolleranza. Ok. Alta. Adesso che ce l'abbiamo al massimo, secondo me possiamo proseguire. No, no. Ok, meno male. Vediamo, buono sconto del 10%. Ci prendiamo il set Kiwami. Sempre Kiryu alla radio. Succo di legumi. No. Boh. Salsa di soia sarà. Bene, abbiamo azzeccato allora. Grazie per il cibo. Set Kiwami. Ora possiamo continuare la nostra avventura. Ma qui, scusami. Mi dice che c'è una cosa che mi dà casi, ma non è vero. Quindi, primo piano, giusto? Sì. Eccoci qua, siamo tornati per incontrare la nostra amica Madoka-chan. Vediamo un pochino se riusciamo. Ma offre lei? Offre sempre quel tizio? Spero. Hai visto? In che senso? Mi basta parlare. Addirittura. Già.
Abbiamo aiutata. Due ne abbiamo beccato. Assolutamente. Ok. Dove lo trovo io, Yosuke? Faccio un caso. Qua non siamo ancora andati. Vabbè. Vediamo un pochino i casi secondari che ho. Niente, si trova il Wild Jackson di Tenkaichi Street. E Castana dovrebbe indossare la giacca grigia e camicia rossa. Incominciamo. Questo Wild Jackson devo fare amicizia anche col tizio. È castano e giacca rossa. Eccolo qua. Aspetta che prendo questi cosi. Plastica resistente. E plastica resistente. Ciao. Perché si appariscende, scusami? Sì, è un ragazzo normale. Vediamo. Giacca rubata. Ah, ecco, ok. Parco al Children's Park? La giacca con la tigre. Beh. Children's Park, solo lì ci sono i bagni. Di sotto però l'orologio è un giallo acceso. Ok. Quindi Children's. Una missione alla volta, perché sennò mi incasino. Comunque facciamo, eh. Chissà il VR Paradise quando me lo fanno conoscere. Non ci posso ancora entrare. Ciao. Così. La cattiveria. E io ti ripago con un po' di cattiveria a mio modo. Ok, bam. Ho potuto combinare questa mossa così. Non male. Ovviamente sto guadagnando un casino di punti. Di X più che punti. Perché ho l'alcol a 6. Non è male. Vite di qualità. Dovrei incominciare a potenziare anche il drone in realtà. Vediamo. Tu? Ah no. Ok, possiamo provare a chiedere informazioni a loro. Ciao. Un bento? Eh?
un cazzo, proprio qui dietro all'angolo, ok. Bellina questa cosa, siccome abbiamo aiutato lui ci salva. Grande Kondo. Bellina questa cosa. Capelli corti ossigenati, dei baffetti puberali. Ok. Trova i ladri. Che dovrebbero essere qua in zona, hanno detto. Ehi. Venite a darmi esperienza. Aglio. Un tosti questi, eh. Molla quello, per favore. Perfetto, bam! Mi viene da pensare che dei pistoli del genere vadano al batting center, dato che sono qua in zona. Ciao. E infatti. Che bello avere delle conoscenze del gioco avendone giocati 6. Anche di più. Hanno l'orologio. La borsa gialla. Già. L'orologio. Ho visto l'orologio, ho visto l'orologio. Aspettate che c'è un gatto. Ma è dentro? Ma deve essere per forza fuori. Eccolo là. Ok. Ormai li abbiamo trovati praticamente tutti. Insieme del proprietario si incide sul quadrante. Vediamo un pochino se ce la fate. No, andava bene quello stile in realtà. Opla! Adesso potete parlare? Ok. Quello è rimasto in terra. Champion District.
Ok. Bella lontana. Lui lavorava qua, vero? Vediamo se lo becchiamo. No, non c'è. Chissà dove cavolo è. Prendiamo anche questa roba che ci può sempre servire. Niente piccola. Niente piccola. Alluminio opaco. Sto facendo il giro dallo scema, però. Vite piccola. C'è una porta però, posso entrare da qua? No. Non c'è. Sono curioso di sapere cosa è questo posto. Tanto non abbiamo fretta di fare le missioni secondarie. Ah, era quello sopra, ok, sì. Il caffè. Dove c'erano le due amicizie addirittura, neanche una. Ah, si invertono, ok. Sì. Perché ci guarda quello? Sistema Yagami? Y, Yagami ha sempre ragione. A, abbonda con le domande. G, gioca bene le tue carte. A, ancora non l'hai capito. M, ma devi farla ridere. E infine I, ignora i suoi messaggi. O se ti piace veramente, I, invitala fuori a cena. Grazie mille. Quello ha trovato degli indizi anche lui, vero signore? Ha ascoltato anche lei la conversazione. No, è il nostro cliente questo. No. Ok. Vediamo un pochino. Sì. Takumi Katagiri, no? Scrittore di gialli. Ok, lui lo conosce, quindi deve essere famoso. Beh, certo. Ok. Cavolo, sì. Al subito. Ok. Ce lo togliamo da mezzo alle balle. Eccoci qua. Ok.
Vediamo questo indovinello. Non stressare. Ok. Vediamo. È 4. Quindi A vale... Ah, è di quei giochi, ok. Quindi A vale 1. AC è uguale a 2, quindi C vale 0. 2, 4, 6, 8, B vale 2. E D... tre, quattro, sì, e D vale 1. La combinazione della cassaforte è CB di A, quindi 0, 2, 3, 1, 3, 4, giusto? 2, 3, 4. No, scusatemi. B vale 2, D vale 1 e A vale 1, quindi 4, 1, 3, 4. Sì. Va bene. Andiamo. Oh yes. Già. Era abbastanza semplice. Non male, abbiamo 1 milione di yen. Stratagemma dello scrittore dei gialli. Sono apparse altre missioni secondarie? No. Quindi Champion District sia. Messo. Tra poco, come finisce l'effetto dell'alcol, proviamo a tornare anche da quella tizia. Così ce la facciamo mica in modo facile. Alluminio opaco. Dice che è qua. Ah, ecco la borsa. Nah. Ok. No, no, grazie. Ah, ci dice dove andare. Giacca blu con scritto tigre. È una tigre disegnata. Sì, è questa. Già. Dobbiamo trovare una sostituzione per la giacca, quindi,
Recupera la giacca. Io direi di andare a comprare una giacca da qualche parte. E il posto più vicino è le Marche. Anche se mi rompe le balle dover spendere un sacco di soldi per poi non guadagnare praticamente nulla. Qua ci posso entrare? No. Messo. Ok, l'effetto dell'alcol è finito, quindi poi possiamo tornare anche dalla tizia. Ciao. Hai il jack, eh? Probabilmente questo prezioso panno. Straccio sporco. Potrebbe essermi utile per qualcuno. Fai amicizia con qualcuno, potresti ricevere di tanto in tanto un oggetto in regalo da quando gli fai visita. Se non ti danno niente, prova a ritornare in un secondo momento. Vabbè, il panno sporco. Che cavolo me ne faccio? No, non hai roba costosa. Andiamo dal Don Quixote, allora. Tu? Stai avendo problemi? Al Don Quixote sicuramente hanno un bel po' di vestiti. Credo, eh. Ah. Wow! Calmi tutti. Ok. Vediamo. Vestiti pesanti. Proprio. Ok. Ah, ne posso comprare solamente uno. 5.000. Perché lo stai dicendo il commesso? Il commesso mica sa dei tuoi problemi. Allora, andiamo dalla tizia. E io andrei anche da questo. Così finiamo la sua missione. Altra reputazione che ci può servire. Ciao. Allora, io prenderei un set di Miabi. Questo ristorante è anche quasi finito. Il cuoco mi ha detto di mettere via i sandali. Oddio. Piatti di sushi. Ok. Eccoci qua. No, non ancora. Va bene. Torneremo. Andiamo a parlare con la tizia. Anche se ci aveva detto di andare. Sono tre forti, eh. Quindi devo potenziarmi l'attacco tra poco. Non va a finire che mi fottono, sti stronzi. Quanti punti ho? 585, me ne servono 6.000. Manca ancora un bel po', eh. Vediamo se possiamo fare amicizia lo stesso, anche se non ho parlato con quel tizio. Madoka, tanta roba. Ok. Ce lo possiamo permettere tanto. Quindi spendiamo 50.000 ogni volta che andiamo a trovarla adesso? Sto benissimo. Non male.
Niente bel problema. Ok. Vediamo cosa ci fa. Gioca a te. Perché ha puntato sulla testa, scusami? Ok. Ha fatto massaggio. Bellina come cosa, dai. Ok, torniamo a Champion? Prendiamo un taxi? Fate da bravi, non cominciano ad esserci troppi di quelli pesanti. Ok. Avete pagato una parte di massaggio. Bam! Furia extra. 200 punti. Mi hanno colpito? E allora andiamo a completare la missione dell'amico qua al sushi. Manca la scodella di riso ai frutti di mare Kiwami. Ah, è bravo. 13-14. Menu segreto. Grazie mille. Usciamo magari dalla porta giusta. Qua? Caffè Alps. Anche al Caffè Alps c'è qualcosa da fare. Ok. A breve facciamo tutto. Voglio proprio godarmelo questo gioco. Para para pam, para 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 pam. Aio. Maledetti! Guarda. Perfetto. Siamo quasi arrivati anche a Champion. Quelli mi beccano, vero? È incrocio. Non ne frega niente. Ah, vabbè. Non siete molto... molto svegli. Ho il vantaggio! Le termopili! Avevano troppato soldi, non me li ha dati. Ok. Va bene. Guarda cosa ti ho portato, amico. Ah no.
Ok. Tanto lui fregava solamente della giacca. Cioè del caldo. Ritorniamo in ufficio? No, al caffè. Certo che sì. Dovresti lavarla prima di metterla. Bella consumata, eh. Ah, bene. Punti, punti, punti. Not bad. Ok, devo ordinare anche da qua. Bella hamburger wild. Ah, bere il tè mi diminuisce l'alcol. Bellino. Vediamo. Salute massima mi servono 10.000. Equilibrio della tigre. Io direi di prendermi qua di queste cose. Schivata rotolando. No. Solo tigre. Accumula potenza premendo triangolo per sfiorare un attacco devastante. E questo mi serve. E questo mi serve. Questo è comodo. E non ho più punti. E che ho i nose, sono il gestore del Wild Jackson. Ok. Certo, ascoltiamolo. Ok, vediamo che migliori in mente. Ok. Tsukuma. Dobbiamo andare là. Quindi, come in un sogno. Un pochino. Teoricamente questa è la tizia del... Oh! Ah, così ci approcciamo direttamente. Seguiamo. Siamo ancora ben pestati in viso. Facciamo finta di niente. Aspettiamo che vada. Non è indietro. No, dove sta andando? Ma mi vede? Guardalo, che stronzo. Le finte. Questo sarà difficile da seguire, eh? Fermi, fermi, che mi servite la copertura.
Cazzo, mi stava per beccare. Volevo fare piano piano. Posso andare? Aia, 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 no, 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 nasconditi. Perché si sta muovendo così sto scemo? Ce la faccio arrivare qua? Perché è sparita la cosa? No! Calmi. Sta salendo. Minchia, questo mi fa questo agguattone. Ah, non è arrivato. Meno male. Pensavo scendesse dalle scale e mi beccasse mentre lo stavo. Sarebbe stata una bastardata, eh. Rivestimento? Basso profilo, direi, dai. Ok. Sana Mahima, stanno parlando di Sana. Dai, mischina. Eh già. Decisamente dobbiamo farle sapere. Musmus. Peter Square. Siamo abbastanza vicini, vero? Sì, dai. Ok, abbiamo finito anche l'alcol, quindi possiamo tornare anche dalla tizia. Che prima la completiamo meglio è. Non c'è. Non è che l'hanno già beccata? Stanno costringendo. Aiuto. E come faccio? Cerca Sana. Ma l'ufficio mica lo sappiamo dov'è. Che stupido! Est Tai Boulevard, edificio Hisham a terzo piano. Taxi? Sì. Meno male che sono abbastanza sveglio da ricordarmi che mi ha dato il bigliettino. Quelli cosa stanno facendo? Quello sta ancora arrivando. Non suonare. Non sa che rompo la macchina.
Oddio. Aia. Ok. Not bad. Questi che dicono? Taxi. East Thai Boulevard. Condo building, terzo piano. Come faccio a sfruttare la prova? Edificio Isoyama. Isoyama Plaza. Ah, eccolo qua. No. Ci penso io. Esatto. Ma che cosa volete fare? Ci passi tu, ci passi. Un taser. No. Ok. Sconfiggi il gruppo di Sight, ho fatto. Adesso possiamo andare, Sana. Ti arrestano? No, non dire così. È troppo presto per gettare la spugna. Bravissima.
Però c'è la maglietta. Perché no, dai. Almeno dammi punti esperienza. 150, dai. Ragazze. Prima uno scambio di messaggi, poi un appuntamento. Man mano che ti dedichi a casi secondari, incontrerai molte belle ragazze che potrebbero voler uscire con te. Quando succede, inizierai a ricevere un sacco di messaggi. Puoi sfruttare l'opportunità per invitarle a uscire usando app messaggi. Uscire insieme per aumentare l'intimità. Quando ti scambi messaggi con una ragazza, scegli l'opzione che pensi possa renderla più felice. Così da crescere l'intimità. Alla fine potrai chiederle di uscire, oppure potrebbe anche essere lei a fare la prima mossa. Tieni presente che se rifiuti un invito potrai uscire un'altra volta con lei se le mandi un messaggio, a differenza di quando avviene nel mondo reale. Dopo aver costruito un buon livello di intimità, lei potrebbe decidere di rivelarti i suoi sentimenti. Ecco, ho ricevuto dei messaggi? No. Va bene, andiamo a bere con l'altra. Come faccio? Devo decidere con chi stare. Di qua. Quanto ce lo possiamo permettere? Ci completiamo anche la missione, cioè l'amicizia di questa. No, ma non c'è. Yosuke, eccolo là. Forse devo andare a parlare con lui prima. Pam 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 pam. Devo mangiare? Sì. E andiamo da Kim. Oh, stronzo. No, non era Kim questo, era Xiao tipo. Siu. È appena scappato. Qualcuno è scappato, sì, senza... Chi è sempre affamato vuole impiccarsi. Perfetto. Io volevo solamente mangiare. Ehi, cosa mi ha lanciato questo criminale? Salta! Ti becchiamo, ti becchiamo. No! Aia! Stronzo. Oh. Oh. Ok. Ci stiamo avvicinando parecchio. Aia! Abbastanza veloce, eh? Ok, quindi questa cosa lancia cose diverse, ma il tasto non è sempre lo stesso. Vabbè, l'animazione si è attivata dopo, ma va bene lo stesso. Tantino eccessivo. E vabbè, l'abbiamo beccato perché è finita la strada. Cattura il mangio e scappa. Vieni, vieni. Ah, lo fa arrestare. Meno male. Amico. Reputazione. L'arte dell'ingordigia? Ah, sì? Pozzo senza fondo. Sì, grazie. Ok.
Ho sbloccato una nuova tecnica. Dov'è? 5.000. Puoi mangiare anche quando la barra della salute è piena. Questo ci serve per completare i negozi. Ara! Ciao. Hai ragione. Va bene, andiamo da Yosuke. Vediamo un po' cosa da dirci. Hello. Ma è diventato quasi nostro amico. Beh, la trattate tutti come un oggetto. Guarda, non voglio neanche sapere. Sotto. Hai. No. Certo, perché no? Adesso proviamo a riandare. Così completiamo l'amicizia con lei. Stiamo facendo tanti progressi. Valhalla Land. No, è qua. No. Non è in pausa. Ok, forse ci sono andato troppe volte, devo aspettare un po'. Forse devo far progredire le missioni. Ciao. Ma vuoi prendere quello con più vita? Non è sbagliato, devi prendere questo grosso. Eliminato. Soldi? 3.000. Meglio di nulla. Ok, ora abbiamo altri casi secondari da fare. Abbiamo fatto tutto. Raggiungi l'hotel New Deborah. Però di giorno. Va bene, quella poi la facciamo allora. Ora, io direi di salutarci qua e ci vediamo al prossimo episodio dove continueremo con la storia principale. Ciao a tutti ragazzi.